Perfezionate il vostro stile davanti allo specchio. Oh, è divertente, ma guardarmi allo specchio mentre ballo mi confonde. Adesso siete un po' meno gattastici. Buffykins, guardarvi ballare mi ha messo una gran fame di croccantini. Polpetta, lo sai benissimo che i croccantini sono finiti ieri. Già, ma io ho fame adesso, Pilù. Mi dispiace, ma è veramente impossibile. Che dei croccantini vengano a suonare alla porta? Un cestino pieno di croccantini. Adoro quando i croccantini vengono a trovarmi. Con calma, Polpetta, entriamo in casa a mangiarli. I Buffy Cats hanno appena abboccato, boss. Miau. Proprio così, Blister. Quindi tra non molto inizierà il nostro scherzetto. Questi strani croccantini sono di due colori. Squisiti. Sono al doppio gusto acciughe e lamponi freschi. Io non ho capito il tuo scherzo. Per quale motivo hai regalato ai Buffy Cats dei croccantini? Scab, ognuno di quei croccantini è super concentrato. Quando ne mangi uno è come se ne mangiassi 100. Fra poco i baffi perdenti saranno così pieni che non riusciranno a muovere una zampa per un bel po' di tempo, vedrai. Ah, ok, ora ho capito, boss. Così noi saremo liberi di entrare in casa. Buffy Cats, ne ho mangiato uno, ma mi sento già super pieno. Io ne ho mangiati solo 5 e questo è l'ultimo rimasto. Oh, ops. Ehi, adesso come faccio? Wow, è la prima volta che mi capita nella vita di mangiare al contrario. Buongiorno, caro amico gatto. Ma che buon odore di... croccantino! Croccantino, croccantino, croccantino! Ehi, Polpetta! Polpetta, che succede? Inseguo un gatto con un croccantino. È scappato dentro lo specchio. Buffy Cats, Polpetta ha appena oltrepassato lo specchio. È scomparso. Dobbiamo seguirlo. Non possiamo lasciare Polpetta da solo. Grazie mille per il vostro appoggio, Buffy Cats. Eccolo laggiù, ha ancora il croccantino. Croccantino, croccantino. Però qui adesso è tutto al contrario. È normale che sia così. Voi avete oltrepassato lo specchio. Amici e amici, benvenuti nel fantastico mondo al contrario. Questo mondo è a dir poco gattastico. Ma tu chi sei? Potete chiamarmi Strano Gatto. Siamo felici di conoscerti, Strano Gatto. Ora posso mangiare il croccantino? Ma certamente. Vediamo se ci riesci. Oh no! Hai appena mangiato l'ultimo croccantino più buono del mondo! Ehi, Strano Gatto, ma come siamo arrivati fin qui? È stato proprio Polpetta a chiamarmi con la sua azione tutta al contrario! Oh, mamma gatta! È vero, ho mangiato il croccantino appiccicato al soffitto. Ok, è tutto micioviglioso, però come facciamo a tornare indietro? È semplicissimo. Per uscire dovete superare due prove. Ma come due prove? Prima prova, capire come funziona il mondo al contrario. Tutto qui, facilissimo.
quelli sono Boss Blister e Scab. Ma che cosa ci fanno con i nostri strumenti? Credo che non possano sentirci da lontano. Su, raggiungiamoli. Riprendiamoci i nostri strumenti. Fate attenzione, Buffy Cats! Non dimenticate che in questo mondo tutto è al contrario. Non solo la casa, amici e amici. Ehi, Buzz! Restituiteci i nostri strumenti! Ciao, Lampo, come va? Smetti di urlare, per favore. Che hai detto? Perché volete prendere i nostri strumenti? Oh, Nonna Pina sta per tornare a casa. Ok, Boss, ho capito, non vuoi ascoltarci. Ma ora Nonna Pina sistemerà le cose. Micetti, micini, micini, micetti. Oh, eccoli qui, i miei piccoli adorati micetti. Nonna Pina li sta davvero accarezzando. Questo vuol dire che siamo noi Buffy Cats a essere al contrario, amici amici. Molto bene, Buffy Cats. Prima prova superata. Possiamo passare alla seconda prova. Dovete essere bravi a oltrepassare lo specchio d'uscita. Ehi, c'è Cop, il gatto poliziotto. Svelti, ha rubato lo specchio che vi serve per uscire. Questo significa che Cop qui è un ladro. Su, non preoccupatevi. Dovete sapere che nel mondo al contrario si riesce sempre a trovare una soluzione. Vi do il benvenuto nella strana stanza. Lo specchio d'uscita si trova qui dentro. Guardate, lì c'è Cop! Ehi, Cop! Dove hai messo il nostro specchio? Mi dispiace, non ce l'ho più. L'ho dato a Gus. Ma dov'è Gus? Guardatevi attorno. Non sarà facile arrivare fin lassù. Polpetta, batti le zampe e sta a guardare. Andiamo subito su. Ehi, ma io gli avevo detto di salire. Polpetta, ricorda che siamo nel mondo al contrario. Dobbiamo andare giù. Ehi, Gus! Sei un gatto profumatissimo! Ciao, come va, Buffy Cats? Gus! Che fai? Ti stai specchiando? No, questo non è uno specchio, milady. Guarda, è il mio autoritratto! Lassù, guardate! Milky e Choc! Loro hanno lo specchio! Ora andiamo giù! Milky, Choc! Potete darmi lo specchio? Certo, Lampo! Ma afferralo velocemente oppure scomparirà! Oh, oh no! Lo specchio è scomparso! Sapete, a volte per arrivare alla fine c'è bisogno di ripartire dall'inizio, amici e amici! Torniamo subito da Cop! Hai preso tu lo specchio d'uscita? No, io non ce l'ho più, milady. Tu non hai il nostro specchio d'uscita, vero, Cop? Certo, ce l'ho. Eccolo. Brava, milady. Ora possiamo tornare a casa. Vi faccio le mie congratulazioni, Buffy Cats. Adesso potete finalmente uscire tutti dal mondo al contrario. Grazie di tutto, amico strano gatto. Ci incontreremo di nuovo. Chi lo sa, milady? Nel mondo al contrario può accadere proprio di tutto! Buon risveglio, piccoli Buffy Cats! Ah, wow! Finalmente siamo nel mondo reale! Ne sei proprio sicuro, Lampo? I baffi perdenti si sono svegliati! Buffy Cats, mettiamo in pratica quello che ci ha insegnato Strano Gatto nel mondo al contrario! Cari Boss, Blister e Scab, non vogliamo cacciarvi! State comodi e continuate a mangiare! E tu, Boss, vuoi qualche prelibatezza? Abbiamo il frigorifero pieno! Oh no! Milady è fuori di testa! No, sono nauseato da tutta questa gentilezza! Forza, Blister, Scab, andiamocene! Ora non mi sto divertendo per niente!
Gattastico, Milady! Comportandoci al contrario, tutto è tornato alla normalità! È il momento di un Buffy concerto! È gattastica questa situazione, ma le prove tu supererai. Buffy allerta, il cervello in azione, soprattutto non mollare mai. È davvero quando sembra tutto storto che le cose belle scoprirai. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nonna Pina sarà felicissima. Io invece temo che non sarà molto contenta quando tornerà e vedrà la sua cucina. Hai ragione, Pilù. Dobbiamo pulire subito questo disastro. Coraggio, Buffycats, facciamo ordine insieme. Buffycats, non ce la faremo mai a pulire tutta la cucina prima che Nonna Pina torni a casa. Ehi, ho sentito bene? Ai miei amici Michi serve una zampa? Ciao, Sushi! Com'è andata la vacanza in Giappone? È stata bella e molto movimentata. Ma vedo che anche voi vi siete dati da fare. Tranquilli, io ho proprio quello che fa per voi. Vi presento Technobin, un robot tecnologico per le pulizie. Ma è fantastico! Technobin è totalmente autonomo. Potete lasciarlo andare in giro e quando ha finito di pulire si spegne da solo. Technobin è speciale. Aspira lo sporco e lo trasforma in gradevole profumo. Hai ragione, che buon odore di cioccolato. Con Technobin vi divertirete. Più tardi tornerò a riprenderlo. Grazie mille, Sushi. Beh, mentre lui pensa a pulire la cucina, noi che cosa facciamo? La raccolta differenziata. Questi dove devo buttarli? La carta nel cestino della carta e la plastica in quella della plastica. Fai come me. Ho capito, la carta va qui e la plastica va qui. Ehi, ma quello sembra il cappello di Strano Gatto. Buongiorno a tutti voi, cari Buffy Cats. Ciao, Strano Gatto. Ma se tu ora sei qui? Sì, uno di voi ha fatto qualcosa al contrario. Completamente al contrario. Non sono stato io. L'unica cosa che ho fatto è gettare la carta qui e dopo la plastica qui. È una classica azione. Completamente al contrario, Polpetta. Polpetta, hai gettato la carta nel cestino della plastica e la plastica in quello della carta. Sta tranquillo. Possiamo rimediare, Buffycats. Che ne dite di un giretto nel mondo al contrario? Che ve ne pare, amici amici? Vi andrebbe di seguire Strano Gatto mentre Technobin pulisce la cucina? Sì! Gattastico! Allora mettetevi comodi. Dopo la mia ninna nanna sarete pronti per accompagnarmi nel mondo al contrario. La mia dolce ninna nanna accanto a voi. Occhi chiusi, amici amici miei. Vi porto con me, non lontano ma. Che strano posto suona. Vedrete tutto è sotto sopra. Ma chissà, forse poi vi piacerà. Più che un gioco è un'avventura. Nel mondo al contrario con me. Ah.
Benvenuti nel mondo al contrario! Oh, venire nel mondo al contrario è sempre molto divertente! Guardate, lassù c'è nonna Pina! Ecco qui, con queste bucce di banana, ora la mia cucina è veramente pulita! Oh no, non si ricorda più come deve pulire la cucina! Ma lei non è la nonna Pina del tuo mondo, Polpetta! Anche le nonne sono tutte al contrario! Siamo nel mondo al contrario! Beh, però questa cucina è molto più sporca della nostra! Qui servirebbe proprio Tecnobin! Oh oh, è venuto anche lui! Oh, quello è un oggetto del vostro mondo! Qui! Oh, oh, chissà che cosa può combinare! Oh, mamma gatta! Sta funzionando proprio al contrario! Cerca odori da aspirare e li trasforma in rifiuti! Aiuto! No! Se dovesse continuare, presto tutto il mondo al contrario sarà invaso da rifiuti puzzolenti! Quelli sono cavolfiori! Sì, sono cavolfiori! Io li adoro, i cavolfiori! All'improvviso ho proprio fame di spaghetti e polpette! Polpetta, siamo in pericolo! Strano gatto, tu puoi volare! Perché non provi a fermare Tecnobin? Oh, vorrei tanto! Ma i miei poteri non possono funzionare con gli oggetti arrivati dal vostro mondo! Bufficats, guardate, il vostro oggetto adesso sta andando verso il baule che conduce alla strana stanza! Ah, no! Questo non deve accadere! Ehi, presto, dobbiamo fermarlo! Eccoci nella strana stanza, ve la ricordate? Guardate, Tecnobin sta cercando altri odori da aspirare. Io sento un odore strano, Milady. Possiamo sempre chiedere a Strano Gatto che tipo di odori si trovano qui dentro. Oh, nella strana stanza si possono trovare gli odori più strani di tutto il mondo al contrario. Questo non sembra un cattivo odore. Sembra odore di caramelle. Tipo quelle super mega appiccicose. Oh oh, vuol dire che rimarremo appiccicati per sempre qui! Oh, hai ragione, Lampo! Il vostro oggetto sta per creare una super caramella gigante! Gnoma, caramella! Non è l'ora della merenda, Polpetta! Saliamo sulla piattaforma o finiremo appiccicati alla caramella gigante! E ora andiamo giù! Ora andiamo ancora più giù! Non potremo salire più di così e la caramella sta diventando sempre più grande. Deve avere un sapore delizioso. Aspetta, Polpetta, non hai per caso fame di spaghetti e polpette? No, Milady, ho soltanto voglia di papparmi questa caramellona. Bufficats, Polpetta non avverte il pericolo, quindi vuol dire... Che non siamo in pericolo, hai ragione, Milady. Ma se la caramella gigante ci raggiunge e ci intrappola, sicuramente sarà molto appiccicosa. Già, noi ci troviamo nel mondo al contrario. E ciò vuol dire che la caramella non è appiccicosa. E allora che cosa aspettiamo? Tuffiamoci nella super caramella. Strano gatto, ti lanceremo Tecnobin, tieniti pronto. Oh, va bene, Lampo. Al momento giusto farò comparire il mio specchio magico vicino a me. Fate presto, Bufficats, altrimenti la caramella gigante intrappolerà il mondo al contrario. Possiamo anche parlare qui dentro. Questa è la prima volta che mi capita di nuotare dentro una caramella. Eccomi, ci sono. Ehi,
Buffy Cats, credo che mi serva una zampa. Dividiamoci, così sarà più facile lanciare fuori Tecnobin. È così divertente. Fa un bel viaggio di ritorno nel nostro mondo, Tecnobin. Hey-ha! Eccolo qui l'oggetto! La mangerò più tardi. Ottimo lavoro, miei Buffy Cats! Oggi voi avete salvato me e il mondo al contrario. Oh, quando vi andrà, tornate a trovarmi! Sapete cosa fare per chiamarmi? Già, basta solo compiere un'azione al contrario. Aspettatemi! Mi sono incastrato! Buon risveglio dal sonnellino, Buffy Cats! Wow! Che avventura gattastica! Già, siamo tornate e la cucina è tutta pulita! Grazie a Tecnobin! Ehi, eccomi qua, amici amici! Ciao, Sushi! Allora, vi è stato d'aiuto, Tecnobin? Oh, beh, funziona bene. Forse anche troppo bene. Ottimo, mi fa piacere. Ciao, ciao, Buffy Cats! Ciao, 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 Sushi! È ora di mangiare la caramella del mondo al contrario. È buonissima. E ora questa dove la butto? Nel cestino della carta. Avete visto? Ora so gettare i rifiuti nel giusto contenitore. Beh, però quella era plastica. Qualcuno di voi mi ha chiamato? Ehi, è tornato, strano gatto! Iscriviti al canale.